Prima Fila Magazine. Oggi andiamo al Teatro Duse, dal 18 al 20 novembre c'è lo spettacolo The Children, uno spettacolo interessante scritto da una drammaturga inglese Lucy Kirkwood. Sul palcoscenico tra i protagonisti Elisabetta Pozzi, benvenuta Elisabetta. Grazie, grazie mille. In questo spettacolo tu interpreti con Giovanni Crippa una coppia di fisici nucleari in pensione e vicino a voi, nella centrale nucleare che, dove avete lavorato, accade un disastro, poi c'è uno tsunami e quindi ci sono una serie di, diciamo, problematiche che hanno a che fare con la radioattività, la mancanza di energia elettrica, e poi entra una terza persona, Rose, che mina in qualche modo anche l'equilibrio di coppia, se ho capito bene. Esatto, esatto. Sì, è un disastro nel disastro, se vogliamo dire. Però in tutto questo la grandezza e l'intelligenza della Lucy Kirkwood, che aveva 26 anni quando ha scritto questo testo, è stato proprio riuscire a far parlare, a far riflettere sul senso di responsabilità nei confronti di questi eventi, pur facendo sorridere, no? Perché appunto c'è la coppia, c'è colei che all'interno ritorna, si fa vedere e quindi mina l'equilibrio della coppia, ma nello stesso tempo propone alla coppia di aiutarla in questa missione, di andare a fare il lavoro dentro la centrale distrutta, fare il lavoro che in realtà stanno facendo dei ventenni, trentenni, e quindi per loro la possibilità di uscire, quindi non rischiare del tutto la propria vita, rischiandola invece loro stessi, che avendo ormai una certa età, come si dice, si possono permettere, no, di correre questo rischio, che più che un rischio è chiaramente un fatto che probabilmente li toccherà profondamente. Però la cosa interessante è che l'argomento trattato è proprio quello della responsabilità, cioè che cosa si deve fare nel momento in cui ci si è messi in questo disastro, cioè in questa scelta che ha veramente segnato la vita di molti. Come si può poi reagire? Quindi la reazione che propone Rose è proprio questa, quella cioè di andare, se non altro, ad dare una mano, ad aiutare, facendo andare via i più giovani, insomma, quindi lasciando la propria vita, come dire, dando una svolta decisiva alla propria vita, in quanto comunque il senso di responsabilità questo lo impone. Ed è anche chiaramente un invito a riflettere sulle scelte che si sono fatte, che si continuano a fare. Questo è evidente ed è molto interessante, perché, ripeto, è bello anche perché per tre quarti dello spettacolo si ride molto, proprio anche di come vivono questi personaggi, no? Poi viene fuori il problema, che è molto commovente, anche molto, è molto toccante, anche perché uno di questi personaggi, il personaggio che interpreto io, non avrebbe voglia di starci a questo, la sente come un ricatto, e invece pensa che dopo, cioè, non è vero che dopo i 60 anni si è vecchi, dopo i 60 anni si può vivere ancora una vita lunga, si potrebbe vivere, ecco, quindi lei non avrebbe voglia di rinunciare. Tra i tanti temi che ci sono in questo testo di Lucy Kirkwood c'è anche, da quello che mi racconti, un tema generazionale. Certo, assolutamente sì, perché poi si tratta di questa generazione che ha fatto delle scelte ben precise, e non solo, ma che rapporto ha con la generazione nuova, cioè dei 20 e dei 30 anni, che invece si subiscono in qualche maniera, no? queste scelte, anche il dato infausto che queste scelte hanno portato, questo senz'altro, sì. Che rapporto hai tu con le generazioni più giovani? Ma bello, perché bello nel senso che sono rimasta molto in contatto con quello che accade a loro. Io insegno, dirigo la scuola di Genova, questo mi dà l'opportunità anche di avere un rapporto molto stretto con i ventenni, massimo 25 anni, e mi accorgo di quello che sta succedendo, ovviamente, perché sono molto divisi, c'è una parte estremamente attiva, estremamente che ha bisogno di mettersi in mezzo, di sbloccare una situazione che considerano di stallo proprio di pensiero, mentre invece una parte purtroppo non piccolissima che stanno accettando, che comunque non hanno più immaginario, come dire, sono stati un po' immessi in un mondo che appunto è quello un po' del virtuale, che gli ha tolto la capacità di immaginare, di essere visionari, cosa che invece nel nostro lavoro è fondamentale. Ora,
è chiaro che sto parlando di ragazzi che vorrebbero fare gli attori, però questo non è così diverso, nel senso che i ragazzi, anche se decidono di non per forza non percorrere questa strada tortuosa dell'arte, diciamo, teatrale, comunque sono questi, e sono in un momento difficilissimo che chiaramente è stato determinato anche da scelte delle nostre generazioni, ma anche da quelle prima delle nostre, perché ormai è un andamento molto, insomma, vecchio, più vecchio di noi, intendo dire. E quindi io stessa mi sono trovata quando avevo 20 anni, no, già a io ero tra coloro che non accettavano, per esempio, e insomma si sta ripetendo un po' la storia. Adesso certo i limiti sono che il livello si è alzato, il livello di gravità si è molto alzato, quindi rendere responsabili i più giovani sarebbe importante, e continuare a cercare soluzioni alternative vere per quello che riguarda i problemi che ci stanno ormai invadendo, di cui non possiamo non interessarci, questo sicuramente. Allora, l'appuntamento con The Children di Lucy Kirkwood al Teatro Duse, ricordo sul palco anche Giovanni Crippa e Francesca Ciocchetti, e la protagonista Elisabetta Pozzi. Elisabetta, io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi, sottolineo anche la regia di Andrea Chiodi, grazie mille. Grazie a voi.